Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 11ª puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con buonasera a me, ciao a tutti. Simone, ciao a tutti. Prego, ciao a tutti. Simone, ciao a tutti. Non sto, ciao a tutti. Allora ragazzi, noi abbiamo Grego che lo sto proprio sfruttando al 100% oggi, perché l'ho messo sotto da rare, adesso poi deve seminare, ne ha da fare, quindi no. Sta a posto, diciamo. Seriamente. Cosa? Mi sono incastrato sul palo. Sul cartello. C'è qualcuno che mi può dare una mano nei ritorni, no? Dove stai? Qua, che mezzo c'è qua? Daniele, posso prendere un attimo il tuo T5? Vadi, non cincischi. Grazie. Una volta che non mi fai fare chi è? Su 10.000 ore. Cosa? A me sa che il motore dell'R6 scoppia. A Roma. Il 59 non è arato comunque, cioè da ra. 59 di Daniele mi sembra. Da 50, 69. Il motore dell'R6 scoppia da quanto lavora. 59 qual è, scusa, io non mica lo vedo. Quello vicino al 61, il 62. Il lotto quello in alto, Dan. Ah, quello là. Il 59 non è arato quello. No, c'è la ratura richiesta. Guarda quasi che precisione. Allora ragazzi, perché noi andiamo a fare un nuovo acquisto senza incastrarsi sul paletto qua. Praticamente ho arpicato quasi tutti i campi, tranne quelli che stanno ancora per... si stanno ancora trebbiando. Daniele li sta trebbiando. In teoria, ne? Stai ancora trebbiando tu, ne? Sì, sto trebbiando. Allora, quant'è che la pagano? Lo so, non so. 1540. No, passato l'entrata. Quanto è sceso? Dici di aspettare o di venderlo, Dan? 1540. È sceso di 60 euro. Ma del mio prima era 1701. E adesso? 1540. Ah, 1540, pensavo 1640. Eccola, doveva scendere 100 euro. Forse ti conviene aspettare, sai, allora. Daniele, vieni a trebbiare 47, io. Dai, aspetti. Non c'ha di soldi, povero Daniele. Vuoi un prestito, Daniele? Ti servono dei soldi? No, non è per quello. Magari avevo qualcosina in più di entrata. Vuoi comprare... Non Dio santo! E stava chiusa, sono aperto. Sto leggendo, porca vacca, mi fa andare sul rapo. Prego. Ma Daniele, vuoi mica vendermi qualcosa a me che te lo pago io, se te lo compro io, poi io lo rivendo se mai. No, vabbè, tranquillo, tanto 5.000 euro ce li ho per tu. Peccato che me ne devi circa 5.000 per pagarmi ancora la roba. Ah, quando vuoi, ecco. Facciamo 4.000. Ma Dan, l'ultima volta mi avevi chiesto di più, ne? Sì, chiedi, vabbè, senza problemi. Te l'ho detto, l'altra volta mi servivano i soldi a me, te l'ho chiesto di più, adesso ti servono a te, te ne chiedo di meno. Ma no, tu fai i prezzi giusti. A me non mi servono adesso i soldi, cioè mi compro la seminatrice, ce l'ho i soldi. 4.000 vanno bene. Compreso ratura, compreso tutto. Compreso tutto. Tutto. Andiamo a comprare, ragazzi, la Gaspardo magica, piano qua, che sennò ci danno una multa. Davvero? Sì. Mi fai tutto mais. Va bene, però io ho già cominciato a farti i campi, eh. Ah! Cazzo, dimmelo prima, no, porca vacca! Chi è che fa venire gentilmente le 7:30 che mi si deve aprire lo store? Io. Vabbè, intanto compro la seminatrice. Qual è che hai già fatto, Dan? Il 75, ma l'ho appena cominciato, ho fatto una passata e mezza. Ma allora, sì, dai, fallo tranquillamente. Bom. Ah, Gaspardo magica, 32.000 euro, compra. È quella che costa di meno, ragazzi. E se si bugga, si ma rabbia. Tutto. Ecco. Ma la Gaspardo magica non è buggata. Non è? Non è buggata. Il tank davanti mi sembra lo fosse. No, sono ben baduto. L'altra serie io l'avevo presa, non era mai successo niente. Ah, è vero, ce l'avevamo io e te la cosa.
Infatti non era mai successo niente. Allora, richiudiamola. Te la vado a ricaricare in farm tua, Daniele? Che cosa? I semi. Almeno ti faccio fare un po' di soldi. Ma sai che non so nemmeno se li ho fatti. Ci vado a vedere io. Aspetta, dove Samu? Samu, vieni con il carro. Mi prendi 4000 litri di orzo. 222 litri ce n'è. Ecco, Samu. Ecco, mo vengo. Aspetta. Grazie. 100 euro. No, ma aspetta, perché sono meno 47? 71.000, no. Okay. A me mancano ancora due campi. No, un campo da attribuire. Così. Mio. Quanti campi mi mancano a me di attribuire? Uno è 69. Interno 47. 47. Quindi vado a 47 e poi vado a 60. Vai dove vuoi. Daniele, io dato che dentro sta seminatrice, volendo ci posso mettere il fertilizzante, ti può interessare o no? L'altra volta... No, no, sì o no, non perché voglio farlo, così. Almeno, questa qua, quella volta qui no. A posto, cioè, a posto, basta. Cioè, tutto fertilizzato, abbiamo fatto soia. Va bene. Ho solo un campo che ci va dentro fertilizzante. Ma io non avevo un robo di fertilizzante. Ma porca miseria. Samuele, come gli mo? Male. Perché? Boh, a casa. Ma fammi capire, tamburini, ma tu sei la paraglia di Samu? Sì. Ah, ma posso anche farlo qui, vedi che bello. Ma come? Che... io lo guagno. Che dorata la patente! Oh, nessuno! No! Allora sei furbo. No, io quando non finivo... che si scomporta il pettine! L'ho sganciato! Io quando finivo di arare il 75 cosa devo fare? Seminarlo con la seminatrice che è lì, alla cultura che c'è dentro la seminatrice. E poi? Apriamo lo tubo! E poi aspetti nuove informazioni, quando è finito me lo dici e ti dico cosa fare. Ah beh, ecco! In teoria da arare... c'è da... anzi... vai subito ad arare il 59 che è meglio in teoria. Oggi faccio giornata full aratro. Infatti io le giornate pure all'altro. Sì, ma guarda, non è un problema. Appunto. Meglio che non lo sia, perché sennò mi tocca farlo a me di nuovo in puntata. Poi gli iscritti mi ammazzano. Faccio vedere sempre la rattura. Dice vola. Poi andiamo tutti a Genova per fine. Poi? Esatto. Andiamo tutti a Genova per un funerale. Ma io non abito a Genova. Vabbè. Agri, infatti tu abiti a Breganza. Sai come fai a trovare Dan? Tu trovi un lupo, ma... guardi nel culo, trovi Dan. Perché il suo paesino in culo i lupi. Guarda. C'è... c'è di peggio, c'è di peggio. 4000 in gorbo. Cioè, spero di non, cioè, di non averlo messo come un'offesa. Ma che pare? Io ti dico c'è di peggio. È il primo Dan a dire che è in culo lì. Daniele, che cargo, ecco? E che corpo ne so, hai seminato tu il 40... Cioè, è campo tuo. Solo i silas per riempire i semi. Orzo. Daniele. Se metto giù barba bietola... Quando ne carico? Don Ciafon che tempitacco sopra il muro. Quanti litri ne carico? È un corpo, 4000. A mostra che scendi. Ma chi? Romano! Allora, seminatrice sistemata. Ora, a 300 funzioni sta seminatrice. Come sì. Si usava? Non me lo ricordo. Forse bisogna scendere. Ah, vedi, interfile. Oh. Allora, interfile. Tenendo l'F1 aperto. Impostazione successiva oppure... Completa la chiusura. Ah, devo chiuderla. Ma che Pasqua. È ritornata in diretta. Ma che te ne frega? Vabbè, io non vado. Di nuovo, non si stanca sì. Mai. Guarda, non è come avercene. Dai, su, seminatrice, dai una mossa. Aspetta, che la porto dentro al campo, così in teoria si dovrebbe vedere bene.
movimenti. Bellinger, okay. In diretta da Fittemi. Allora, riduci la distanza tra le interfila. Sì, ma come faccio a farlo con la seminatrice chiusa a vederla? Ma cosa cambia su farming se riduci la distanza interfila, scusa? È per l'arca della seminatrice. Ah, non cambia niente. Cambia la distanza tra... Ah, ma questo... No, aspetta, ho sbagliato. Daniele, te come la tieni l'interfila? 70, mai 70, soia 45. 70, posto. Poi, altezza corpi. A quanti centimetri li tieni? Come altezza corpi? Le ruote praticamente dovrebbero essere teoricamente. Ma è da due dita neanche. Due dita, quindi 2 centimetri. Sì, due e mezzo, tre. A posto. No, 13. Hai la notizia delle pizze. Maria. Codini. I codini a quanto li tieni, Daniele? E che roba è codini? Non lo so. È quel coso che hai le leve dietro in fondo all'ultima rotella. Si chiamano codini. Ah, rotina pesta seme. No, che ce l'ho sul quadro. No, non quella pesta, quell'altra. Quella dietro ancora. Le due ruote inclinate. Quelle. Specca, arrivo, che io manco me la ricordo. Ma no, non è che te lo chiedevo un po' così per configurarla, per far vedere qualcosa nella puntata, non perché... Ah, sei lì in alto, arrivo. Puoi fare tab sul... No, non puoi fare niente. Fai ESC e fai sul biogas che fai prima. Sul biogas. Guardi, io corro. Almeno vai a 21, no? 8. E dai, se poi mi cogno la pianta. Vabbè, Samuele, buona a mangiare. Ciao. Ciao, Grego. Ciao. Dai che ce la fai, dai. E dai, di nuovo una pianta. La permissione al 97%. E che cresce. Ce l'hai fatta. Oh. Daniele, vieni a vedere la vasca del tirato, è approvata? No, a te. Vedi i codini che si muovono così, vedi? Mi sa che io ce l'ho... No, quello giù? Giù? No, giù di là? Mi sa che io ce l'ho lì. Ok, poi il selettore di però, semi... Sa che la mia è più... Mi sa che la... Non è così. Ah. Selettore di semi cosa sarebbe? Come selettore di semi? Ah, questo affare qui, vedi che si muove. Questo sul pezzo di metallo sotto la scritta Gaspardo. Vedi che si muove. Ah, allora aspetta, non è che metto per uno. Perché ragazzi, dovete sapere che qui questo qui è una persona molto importante, perché è un'azienda molto fiorente e questa seminatrice ce l'ha in realtà, quindi chiedo a lui che è l'esperto. Qui non l'ho mai regolato, You. Regolatore di semi. Hai presente sulla magica, no? Dove c'è il disco? Quello dei semi, no? Sai che si può regolare? Su che numero è? Io ho sempre lasciato sullo 0. Mio papà mi ha detto che l'ha sempre lasciato sullo 0. Per cui buonasera, chiuso tutto. Saluta. Ciao, Renato. Ciao. Sì, lei non si preoccupi, dai, è 0. C'è uno da 1 a 12. Mettilo su 1. Vabbè. Selettore micro. Stai registrando? Sì. No, madonna, selettore micro, aiuto. Non so ma cosa sia sto selettore micro io. Micro è praticamente il veleno. Ah, 0 quindi. No. Sì, posso per forza, minuscolo. Ma si può andare anche sotto. Non lo so, sparare una puttanata a dire che... Vabbè, coperchio semi. Beh, chiuso, dai. Coperchi micro. Chiusi, che li apro. Ruota a disco. Li traccia a file, Daniele, come li tieni? Così o così? Come ruota a disco? Come? Oh. Aspetta che manco ci sono, un attimo, che ho fatto un casino. È spariti i dischi dei tracciafile. Ma chi è questo? È Pota. Sì, ma a posto. Ma li ho fatti sparire. Tagliente. Ma mi sono mangiato i dischi, ma cos'è sta cosa?
Cosa sono i dischi del freno? No, veramente? Sì, i dischi del freno proprio. Ma dove sono finiti? Compariranno dopo, dai. Vabbè. Cambia disco. No, disco no. Te, Daniele, quale tieni? Quello tipo dentellato o quello tutto rotondo? Tutto rotondo ce l'ho. Tutto rotondo, quindi quello A. Tagliente, cos'hai? No. Tagliente, che roba è il tagliente? Metti in pausa, Simo. A posto. E ora mi fai fare la figura dello stupido. Tagliente questa affari qua. questo coso qui sotto, vedi che si regola. Che sta salendo. Ah, sì, è più o meno. Alza. Alza, alza, alza. Buona. Così. Anzi, mi sa che è anche troppo. Ho sbagliato, pensavo fosse quello dietro. No, dai, va bene. Va alza bene quello così. Dietro. Sì, mi siete montati sopra. Spianta terra, spiana a terra. Vai, quello lì alzalo. Alzo tutto? Vai, no, non tutto. Vai, 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 vai. Bonus, manda giù il tagliente che sto. Aspetta un secondo che qua mi state facendo saltare. Vai, vai. Bon. Io guardo un pochettino, bene? Va bene. Sposta disco, quanti centimetri dal trattore? Disco. Sì, tracciafile. Praticamente sarebbe quanti centimetri dal trattore, penso. Centro trattore? Perché mi dice centro trattore 1-2 metri, 1.3-1.4. Boh, io metto centro trattore. No, carreggiata. No, trattore. Ok. Configurato. Configurate la Gaspardo, ragazzi. Ora ci hanno rubato i cosi qua. Mamma mia, che mestieri. Ambo, come ferrapre. La figa. Se avete bisogno di un terzista di qualità, qui c'è Moresame. Oh mio Dio. No, non so se tiro o meno. Comunque, nel caso di tu. Oh, vedi che sono comparsi? Ora li vedo. Dove sta? Aspetta che devo mettere giù il tracciato. No, che ho messo? No, li ho messi giù, sono riuscito a metterli giù. Però ora non so più come si tirano su. Ah, beh, se magari la non freccia. Seleziono la zavorna. no, selezionavo la zavorna. Attacchiamo. No, però girasoli, oh. Che sei matto. Soia, mais. Hai tirato sul tracciato. Ma vabbè. Buon appetito. Oden. WhatsApp ha scoperto l'acqua calda. Cioè? Adesso non devi più tenere il dito sull'audio. Puoi bloccarlo tipo. Senza tenere il dito. Come sul computer in pratica. Sì, ma mi pare che stia un po' in alto, Daniele, sto disco, cosa dici? Sì. Vabbè. No, non ho messo la GPS. A quanto sei minuti in realtà? Velocità. 6. Sei un gorbo, vai troppo piano. E cosa? 6. Devi andare a piano. Col TS. Sì. Quindi ragazzi, noi abbiamo un T7 che più o meno ci può essere girato. L'altro era impegnato. Però stiamo facendo l'impresa di Daniele su farm praticamente. Trattore New Holland, zavorra no, però fa niente. Ma io davanti al TS c'ho la zavorra da. Ciao. 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 Agri. Maiz. Va bene, dai ragazzi, direi che per questa puntata può essere tutto. Abbiamo fatto un po' di ingegneri della seminatrice qua. Da Dan. Morosame. Moni. Gerardo. E tutti gli altri che sono andati via a mangiare di qua, di là. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.